Ciao a tutti, oggi cucineremo una bella paella di pesce. Come vedete, io mi sono già preparato gli ingredienti che sono peperone rosso e verde, il verde è quello però fino e lungo, una cipolla rossa e due pomodori. Qui ho tolto la pelle e l'ho tagliata a pezzetti. Adesso ci andiamo a riscaldare la paiera, così cominciamo a cuocere gli ingredienti. Abbiamo versato un po' di olio nella paiera e adesso andremo a mettere i gamberi fatti cuocere. Una decina di gamberi più o meno. Io ne metto un pochino di meno perché i miei figli non li mangiano, quindi saremo a mangiarli solo io e mia moglie. E lasciamo cuocere per qualche minuto. Tra qualche minuto li rigiriamo. Ora che i gamberi sono cotti, li togliamo e li teniamo da parte. E andremo a mettere le cozze, questi gambi poi li metteremo un attimo sopra. Ora andiamo a mettere le cozze, che copriamo così con il sapore si aprono. Ora che sono aperte anche le vongole, ho abbassato il fuoco al minimo, togliamo le vongole e togliamo anche il brodo che ci teniamo da parte. Li useremo insieme al brodo di pesce che è preparato qui accanto, con una gallinella l'ho preparato per la cottura del riso. Ora è il turno della cipolla, insieme a un aglio in camicia io userò. Ecco. Lasciamo cipolla rossa. Lasciamo soffriggere un pochino, dopodiché butteremo i peperoni. La cipolla è pronta, adesso unisco i peperoni che già precedentemente mi ero tagliato. Li lasciamo cuocere per 5 minuti circa. Ora che i peperoni hanno cotto per 4-5 minuti, aggiungo mezzo bicchiere di piselli dolcelati. E lascio cuocere un altro pochino. Nel frattempo tolgo anche lo spicchio d'aglio e lo buttiamo. Adesso che i peperoni e i piselli hanno cotto, aggiungiamo il pomodoro che io prima mi ero già tagliato, tolto la pelle e tagliato. Questi sono, invece sono dei fagiolini che avevo già cotto e metterò alla fine. Adesso lasciamo andare il pomodoro. Quando l'acqua del pomodoro, allora abbiamo buttato i pomodori. Una volta che i peperoni e i piselli sono pronti, adesso vedo che l'acqua del pomodoro si è ritirata,
quindi è il momento di buttare il nostro riso. 400 grammi, quindi questo è mezzo chilo, noi buttiamo il riso che sono buste. Mettiamo qui, erano 480 grammi, giriamo, facciamolo tostare bene. Vedete che bei colori, bellissimo. Facciamolo tostare per qualche minuto. Una volta che il riso è tostato, cominciamo a mettere il brodo. Questo è quello delle cozze prima. E ci aggiungiamo dopo di questo che abbiamo preparato. La paglia meno la girate e meglio, deve cuocere così. Fate spargere bene il brodo dappertutto. Quando si ritira il brodo ne aggiungete altro, ma non va quasi mai nostro. Tra un pochino aggiungeremo, intanto mi pulisco le cozze, tengo in buccia le cozze, le vongole, quelle che fanno che l'ho detto, lasciate cuocere così. Adesso che mancano 5 minuti alla cottura, mi aggiungo i calamari che avevo. Questi cuociono velocemente. Io precedentemente spumiamo bene. E aggiungo anche le buste di zafferano che ho sciolto in un brodo caldo. Amalgamiamo bene tutto e continuiamo a far cuocere finché non arriva a cottura. Tra un pochino mettiamo anche qualche minuto, aggiungiamo anche i fagiolini. Guardate che piatto, possiamo cuocere finché il brodo non si sarà assorbito tutto, il riso è cotto, allora possiamo servire. Allora, visto che il riso è quasi cotto, aggiungiamo anche i fagiolini. No. Scoliamo bene, adesso la cottura è veramente quasi ultimata, quindi mettiamo quelle vongole e cozze che avevamo sgusciato, andiamo a mescolare. Assaggiamo un attimo. Manca poco. Ecco pronta la nostra paella de pesce. Che viene a fare? Adesso un trucco che mi hanno insegnato in Spagna è di coprirla con un panno
asciutto, pulito, per 10 minuti, in modo che il riso finisca la sua cottura. Adesso l'assaggiamo. Pronta? Buonissimo, veramente molto buono.